Allora iniziamo subito, come sempre, apriamo con l'oroscopo musicale di Silvia Pagni. Bentornati cari telespettatori all'oroscopo musicale. Oggi è il compleanno di un grande compositore, tra i più celebri compositori operistici del mondo. Nel 1792 a Pesaro nasceva Gioacchino Rossini. Una famiglia di semplici origini, papà Giuseppe Rossini suonava la tromba per professione nella banda cittadina e mamma Anna Guidarini cantante. In ragione delle idee politiche del padre, la famiglia Rossini era costretta a frequenti trasferimenti da una città all'altra. Gioacchino Rossini trascorse la sua giovinezza o dalla nonna oppure in viaggio fra Ravenna, Ferrara e Bologna, dove il padre era riparato nel tentativo di sfuggire alla cattura dopo la restaurazione del governo pontificio. A 10 anni Gioacchino Rossini lasciò Pesaro e si trasferì con la famiglia a Lugo, dove apprese i primi rudimenti di teoria musicale nella scuola dei fratelli Malerbi. Gli abitanti di Lugo adottarono Rossini come loro cittadino. Nel 1804, in questa cittadina romagnola, scrisse la sua prima composizione, le 6 sonate a 4. A soli 14 anni si iscrisse al liceo musicale bolognese, studiando intensamente composizione e appassionandosi alle pagine di Haydn, Mozart. In questo periodo che guadagnò l'appellativo di Tedeschino e scrisse la sua prima opera, Demetrio e Polibio. Trasferitosi a Napoli dal 1815 al 1822, Gioacchino Rossini fu nominato direttore musicale del Teatro San Carlo e in quel periodo si legò al soprano Isabella Colbran, prima donna dei teatri partenopei, da cui si separò legalmente nel 1837. L'esordio ufficiale del grande Gioacchino Rossini avvenne nel 1810 al Teatro San Mosè di Venezia con la cambiale di matrimonio. Nei 20 anni successivi Rossini compose una 40 di opere. Pensate, le faceva ascoltare al pubblico 4 o 5 all'anno. Si passò infatti da grandi successi come Gli italiani in Algeri, La gazza ladra, a accoglienze freddine, tra i quali storico fu quello del Barbiere di Siviglia, che l'opera ebbe comunque un grande successo qualche giorno dopo la sua primissima. L'ultima opera composta dal grande Gioacchino Rossini per un teatro italiano fu Semiramide. Dopo la sua rappresentazione il compositore si trasferì a Parigi, dove le sue opere furono accolte quasi sempre in modo trionfale, dove conobbe la sua seconda moglie Olympe Pélissier. Il 30 luglio del 1824 Rossini diventò direttore della musica e delle scene al Teatro della Commedia Italiana, con l'obbligo di comporre anche per l'opera. Abbandonato il teatro dell'opera, Rossini entrò in una crisi professionale e anche fisica. Il 15 marzo del 1847 ottenne dalla Repubblica di San Marino il titolo di nobile. Rossini morì dopo aver combattuto lungamente contro un cancro. Le spoglie furono tumulate nel cimitero parigino, poi riportate in Italia nel 1887. Gioacchino Rossini nominò erede universale delle sue fortune il comune di Pesaro, pur conservando vita natural durante alla consorte l'usufrutto sul tutto.
E anche per oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale. Vi aspetto domani. Un grande abbraccio e bacio da me, Silvia Pagni. Ciao a tutti!